Ciao a tutti! Come vedrete al titolo, questo è un video in collaborazione con Regina in Neverland. Ciao tesoro! Tanti tanti baci ti mando. Io ho conosciuto Regina in un evento Pupa l'anno scorso, la conoscevo già su YouTube, naturalmente, però ho avuto il piacere di conoscerla di persona da relativamente poco e devo dire che mi sono trovata immediatamente bene con lei. Credo che tra di noi ci sia un bellissimo feeling. Oltre a essere una professionista davvero superlativa, che io considero come esempio, anche come persona, perché è una ragazza davvero dolcissima, con la quale mi trovo molto molto bene. Abbiamo deciso di fare questa collaborazione insieme perché avevamo voglia di parlare delle cose che ci piacevano con voi facendolo insieme, però non di trucco, visto che comunque i nostri canali parlano principalmente di trucco, no? E ci è venuto in mente di abbinare a questa collaborazione che si chiama Non mi basti mai, un hashtag che appunto Non mi basti mai. Quindi voi potete condividere non soltanto i video con il nostro hashtag, ma anche delle foto su Instagram e su Facebook, e noi poi condivideremo quelli che ci colpiscono di più, che ci piacciono di più. Questa collaborazione sarà mensile e sceglieremo ogni volta 5 cose, 5 argomenti, 5 elementi che ci stanno piacendo particolarmente nel periodo. Assolutamente non di make-up. Se capita una cosa proprio superlativa che ci colpisce tantissimo, ok, però già ne parliamo negli altri video, quindi abbiamo deciso di concentrarci su altro. Inizio subito perché il video va avanti. La prima cosa che vi voglio far vedere è questa borsa Michael Kors, che mi sta piacendo veramente tanto. È in pelle, ha un profumino di pelle buonissimo, ragazze. Si sta girando il tag sulle borse, al quale voglio rispondere presto, perché io adoro le borse, principalmente in pelle. Le prendo, anche se mi piace il modello, anche in ecopelle, perché no? Però il profumo della pelle è proprio stupendo. E questo modello non proprio nuovo di Michael Kors, non so come si chiami, l'ho rispolverato da poco e mi sono rinnamorata. Ha la tracolla, è comodissima, ha questa tascona dietro e una tasca qua dentro, molto molto comoda. Ho le pastiglie per il mal di stomaco. È piena di tasche, davvero comoda, leggera per essere una borsa così capiente. Sto entrando in fissa con le borse in generale di Michael Kors, però avendone questa, non solo questa di Michael Kors, l'ho rispolverata e mi piace tantissimo tantissimo. Andatevi a vedere le nuove collezioni perché sono bellissime. Non amo per niente, non mi piacciono le monogrammate, quelle con tutte le M, le K, quelle no, quindi non me le regalate quelle, ragazze. Optate per le altre. No, scherzo, quelle non mi piacciono. Ho venduto anche delle Louis Vuitton che avevo perché mi sono stufata del monogram, quindi figuriamoci. Per cui in pelle, bellissima. Andiamo avanti. Allora, poi collane. Ho deciso di farvi vedere le collane. Sono in fissa anche con le collane in questo periodo, soprattutto quelle di H&M, che avevo proprio snobbato per molto tempo, non perché non le trovasse belle. A volte mi guardo nello specchio, a volte nella videocamera. Non perché non mi piacessero come erano fatte o non lo so, semplicemente non ci facevo caso. Invece sono andata sul sito sapendo che c'erano i saldi e le spedizioni gratuite fino al 1 febbraio e ho acquistato un po' di collanine. La prima è questa, veramente bella, che mi avrete visto nelle foto dell'evento di Max Factor, davvero davvero belle. Se vi dico quanto le ho pagate in saldo mettete a ridere, e poi senza le spedizioni figuriamoci. Questa è davvero particolare, bella, perché ha questa parte non so se è pelle o pelle, mi sembra pelle, molto bella, un po' una miscela tra lo chic etnico, con queste forme così che ricordano un po', mi ricordano un po' i Maya, queste forme così di, forse sto dicendo cavolate, non lo so, però mi piace davvero tantissimo. Poi ho preso questa che è in una specie, non è in pietre, è una specie di resina, di plastica, molto carina, mi sono innamorata del colore. E poi questa qua, che è molto
Natale, fa pensare ai fiocchi di neve, però bianco ci sta bene sempre. E queste erano quelle in saldo con la cordicina, molto molto bella. E, ne ho prese altre da Brigitte, magari vi faccio vedere la prossima volta. E, ho guardato quelle non in saldo da H&M adesso, però non ci sono tante che mi colpiscono. Ce ne sono un paio belle, di quelle più grosse, in viola, che sarà un colore che si userà tantissimo in questa primavera-estate. Che forse mi lascerò tentare da quella, però erano più belle quelle in saldo, che poi ora sono finite, non ci sono più. Andiamo avanti. Volevo parlarvi di... Io sono appassionata di tè e mi piacciono... Sta parlando il mio amico. Mi piacciono moltissimo i tè d'erboristeria, quindi le erbe preparate, miscelate. Scelte da me oppure dall'erborista che mi abbina i sapori, mi piacciono moltissimo perché penso che siano i tè di maggior qualità. Però a volte quando non riesco a passare in erboristeria, vado di corsa e ho voglia di qualcosa di buono, anche se sono in supermercato, prendo quello che c'è al volo. Mi piace molto la Twinings per quanto riguarda i tè, ha un buon sapore. E sto scoprendo la Pompadour. Io non sono una che va per marchi, però sapendo che Twinings ha il tè che mi piace, vado sul sicuro e sono a posto. Adesso c'era questa in offerta, ho detto la provo e mi sta piacendo davvero tanto. Si chiama Mille Una Notte ed è un tè con vaniglia, cannella, ginger, arancia. Ed ha un sapore buonissimo. A me non piace berlo la notte perché il ginger mi irrita un po' lo stomaco, dato che è parecchio fortino di notte, non di notte, la sera. Sì, la sera, quindi mi sono persa un attimo. Quindi lo bevo la mattina a colazione e mi piace tantissimo. A me la cannella, l'arancia, la vaniglia insieme per me è il top. Proverò a farmelo fare, farmi fare una cosa del genere dall'erborista, secondo me viene ancora più buono. Ve lo consiglio, Mille e una notte della Pompadour. Andiamo avanti. Vi voglio far vedere. Aiuto! Volevo farvi vedere questo. Si chiama PMD, Personal Microderm, e serve, come avrete intuito, a sfogliare. Si può dire la pelle, va a togliere le cellule morte con questo dischetto che è abrasivo. Questo è per il corpo, l'ho provato sui gomiti l'altra volta, devo dire che mi piace abbastanza. E c'è quello più piccolino per il viso, il disco di plastica rigida più piccolo, quel dischetto interno più piccolo per il viso. Non lo consiglio per chi ha la pelle molto sensibile perché ovviamente è abrasivo, è una specie di pietrina questo che c'è qua. E anche se è molto levigata, ragazze, non pensate che vado a con la carta vetrata sul viso, no. Ed è un prodotto che mi è stato inviato un po' di tempo fa, parecchio tempo fa, penso già un anno e mezzo fa, e l'ho provato. All'inizio l'avevo proprio scartato perché mi faceva molta paura, fa anche rumore, fa anche parecchio rumore, non so se ve lo posso far vedere. Dal rumore sembra un vibratore. Sembra? Non lo so, ditemelo voi. Allora, certo che far vedere una cosa del genere con non mi basti mai come hashtag, facciamo tombola. Vi dicevo, mi ero un po' spaventata dal rumore. Ho detto no, io non lo provo, grazie. Spegniamolo. E poi ho detto, ma sì, dai, cosa può fare al massimo? Se lo vendono vuol dire che non è che ti stacca pezzi di faccia. L'ho provato e mi è piaciuto parecchio. Se volete vi farò la recensione dettagliata. Naturalmente avete dei risultati dopo un po' di tempo che lo utilizzate. A me ha aiutato mi ha aiutato a eliminare parecchi punti neri, soprattutto dal naso e dall'azzonamento. La quinta cosa della quale voglio parlarvi, spero brevemente perché il video va avanti, non è una cosa fisica, ma è una passione, è diventata una passione, ed è The Walking Dead. So che tante conoscete la serie, so che tante seguite la serie. Io sono un po' indietro, nel senso che l'ho scoperta 2 settimane fa insieme a mio marito. Mio marito è patito di serie TV, si guarda quelle latinoamericane, si guarda queste, cioè patito, e avevamo tralasciato The Walking Dead, no? Noi andiamo un po' controcorrente, quello che va di moda
Adesso noi lo vediamo l'anno prossimo. Ci siamo fatti con On Demand di Sky, ci siamo fatti, stiamo finendo di guardare la terza stagione in 2 settimane. Tenete conto che ogni stagione sono 16 episodi di un'ora l'uno, quindi stiamo facendo le maratone la sera di The Walking Dead. Ci sono dei punti in cui dici, cavolo, è sempre tutto lo stesso, ma poi succede qualcosa che resti lì incollata e devi continuare a guardarlo. Inizieranno a fare la quinta stagione lunedì, mi pare, su Fox, no, non On Demand. Per cui dobbiamo sbrigarci a vedere fino a lunedì. Oggi siamo, cioè questo video voi lo vedrete lunedì, quindi fino al momento in cui vedrete questo video io dovrò aver finito l'ultimo episodio della terza stagione, tutta la quarta e alcuni della quinta. Penso che non ce la faremo per beccare, diciamo, gli episodi sulla Fox. Io sto registrando questo video oggi, che è venerdì, quindi spero di avervi un po' incuriosite. Per chi non sapesse, non ho detto di cosa si tratta. The Walking Dead è una serie TV che ha fatto il boom. Praticamente racconta di una specie di, non vi racconto tutto, è un poliziotto che a cui sparano, va in coma, tutti lo danno per morto, scappano tutti in preda al panico perché c'è questo virus che trasforma tutti in zombie. E sembra una cavolata, però è davvero carino. Spero che il video vi sia piaciuto, il video lunghissimo. Spero che vi sia piaciuto, vi mando un bacione, mando un bacione a Regi, spero di vederla presto perché mi manca un sacchissimo. Vi mando un bacio enorme, spero risponderete in tante sia qua che su Instagram, e ci vediamo alla prossima. Ciao!